Oggi 20 ottobre è una giornata molto molto importante perché il 20 ottobre si celebra la giornata mondiale della statistica e anche la giornata italiana della statistica. Io, in quanto presidente della Società Italiana di Statistica, che è una società scientifica fondata nel 1939, che raggruppa la maggior parte dei demografi e degli statistici accademici e non accademici d'Italia, ho come compito istituzionale quello della promozione e della diffusione della cultura statistica. Questi obiettivi ci accomunano all'ISTAT, con la quale ormai da diversi anni stiamo facendo delle attività in comune proprio in questa direzione. E una fra le tante attività che vorrei ricordare in questa occasione sono le Olimpiadi della Statistica, una competizione che vede impegnati gli studenti delle scuole superiori che si cimentano in una gara in cui il campo di gara appunto è rappresentato da domande di tipo statistico e che nell'ultima edizione ha visto la partecipazione di quasi 5.000 studenti a livello nazionale e con una prosecuzione di questa esperienza anche con delle competizioni a livello europeo. Per cui oggi con la diffusione, parlando di forma di diffusione della cultura statistica, affrontiamo un tema di grande importanza per lo sviluppo del paese, perché la statistica è fondamentale per pianificare lo sviluppo e per prendere delle decisioni consapevoli.